amici telespettatori, apriamo questa nuova puntata di Piacere e Sapori proprio dalla città di Cittanova, dove stiamo per assistere ed è in corso la 19ª Festa Nazionale dello Stocco, organizzato dall'Associazione Turistica Proloco di Cittanova, presieduta dal presidente Pino Gentile, in collaborazione con lo sponsor ormai storico, Eccellenza Calabrese, Stocco e Stocco, dell'imprenditore Francesco D'Agostino. Bene, verrà unita la tradizione della cucina calabrese, quindi tradizione e cultura, anche un evento musicale, perché quest'anno sono presenti il gruppo nazionale dei The Colors, questo gruppo napoletano che è tanto amato sia dai giovani che dai meno giovani, quindi che allieterà la serata a fine pasto. Telespettatori, ci troviamo qui a Cittanova alla 19ª Festa Nazionale dello Stocco e sono in compagnia di questa kermesse, di questo gruppo che sarà tanto ed è tanto amato dai giovani, ma non solo. Mi trovo in compagnia di Antonio Stasci e del suo gruppo. Come va, Antonio? Che bello che dici Antonio Stasci, perché di solito dicono o Antonio o Stasci. Io dico tutte e due. In realtà all'anagrafe è Antonio Stasci Alex Fior di Spino, quindi che bello sentire i primi due nomi. Bene, insieme Daniele, Alessandro. Beh, tutto il gruppo al completo. Sì. Beh, siamo qui in onore di questa festa, che ormai è una festa storica. C'è un'affluenza da ogni parte della regione, non solo, è un volano turistico, perché si unisce la cucina tradizionale cittanovese dello Stocco con un leader storico, sponsor Stocco e Stocco, dell'imprenditore Francesco D'Agostino, unito a un gruppo giovane tanto amato sia dai giovani che da meno giovani. Bene, che emozione innanzitutto trovarti qua in Calabria. Allora, come ti senti? Allora, la Calabria è una terra molto amata da noi Colors, ci veniamo spesso sia per i DJ set sia per i nostri concerti, abbiamo suonato veramente tanto quest'anno in Calabria, infatti ci pensavamo oggi, perché noi siamo spesso nell'hotel vicino all'aeroporto e ormai è diventata casa nostra quell'hotel. ci troviamo proprio come... E venire in questo evento, non ci sono mai stato, però mi hanno parlato veramente bene sia artisti che sono passati di qui che gli organizzatori. Mi hanno detto che c'è stato l'anno scorso Piero Pelù, cioè, che è uno dei nostri idoli nel rock italiano, quindi siamo contentissimi di partecipare a questa manifestazione. Infatti prima mangeranno lo Stocco e poi verranno a seguirvi. Sì, pensa che mi ricorda tanto mio nonno questa cosa qui, con cui avevo un rapporto
estremamente vicino, e lui mi ha insegnato a mangiare. A Napoli si dice o stock, non c'è la finale stocchi, è proprio o stock, e mi dicevo stock, vieni andò che c'è lo stock. Quindi lo proverai stasera, te lo posso assicurare. Io lo spero perché dopo il concerto, sai, c'è tanta adrenalina, quindi non hai tantissima fame, però ci proverò a mangiare. Sì, io, che è un prodotto, è un'eccellenza. Dici? Del pasto. Ok, sì, sì. Allora ma stipano poche fanno. Ricordiamo anche che siete stati vincitori nell'anno 2015 con Amici di Maria De Filippi. Ecco, anche un'altra emozione provata là in quel contesto dove ancora stavate sbocciando, come si suol dire. Ma in realtà venivamo già da 10 anni di localini, quindi... Di gavetta, come si suol dire. Sì, io faccio fatica a definirla gavetta, me lo dicono tutti, tu hai fatto la gavetta, tu hai fatto veramente i localini, per questo riesci a stare, a sopravvivere ancora al talent. Forse per godere al pieno poi ciò che ti sia adesso. Esatto, perché io, come ti dicevo prima a telecamere spente, secondo me se fai concerti davanti a 3-4 persone, ti formi le ossa per... apprezzare veramente quando ne arrivano 4.000 e 5.000, per cui sì, Amici di Maria De Filippi è stata un'esperienza assurda, unica, perché ci ha catapultati direttamente nel mondo del mainstream, no Daniele? Ci ha catapultati. Cioè proprio... come una catapulta. La stessa emozione che hai provato anche tu. Catapultato anche io. C'era pure Ale catapultati a turno perché la catapulta era piccola. Quindi allora, devi sapere una cosa. Quando si fanno le interviste, tipo 10 interviste al giorno, e ti fanno più o meno le domande sono quelle lì, no? Si parla delle pietre miliari. Capita di rispondere più o meno allo stesso modo, magari cerchi di riformulare la frase, ma il concetto è quello, e lui mi spotta perché io dico sempre ci siamo ritrovati catapultati in questo mondo. Che... E tu come ti sei ritrovato? Catapultato pure io. Quindi alla grande vi siete catapultati, è stato un trampolino di lancio. Noi della Graziano Tomarchio Production vi ringraziamo per averci rilasciato questa intervista e vi auguriamo tanto in bocca al lupo, e in bocca al lupo anche per questa sera. Vogliamo fare un saluto ai nostri telespettatori calabresi e non solo che ci seguono. Amici di Graziano Tomarchio, vi mandiamo un bacione. Viva lo stock. Ve lo faccio riservare 3 piatti per voi, dai, ok? Dai. Ciao Antonio, ciao. Mi trovo col presidente Pino Gentile, presidente appunto dell'Associazione Turistica Prologo di Cittanova, che ogni anno, ormai è giunta alla 19ª edizione, la Festa Nazionale dello Storco, organizza tutto ciò. Sì, ha detto bene, organizza la parte organizzativa. È chiaro che dietro questa grande festa c'è un grande sponsor che è Stocco e Stocco, il signor D'Agostino, perché altrimenti chi ha una cosa così grossa, con una spesa così esagerata, non si potrebbe fare in nessun caso. Però voi vedrete che dicevamo che è il 19º anno, quindi vi faccio immaginare come è cresciuta la manifestazione di tutti gli anni, e siamo qui in questo ristorante meraviglioso all'aperto. Come scenografia abbiamo il cielo, 1500 posti a sedere, poi abbiamo i decor stasera, concerto gratuito, non so cosa possiamo mettere più in ballo da questa situazione. La città si è colorata di festa. Sì, ogni anno si colora di festa, ancora se fate in tempo a venire, se la gente ci vede venite, perché troverete accoglienza, ospitalità, un menù meraviglioso perché ci sono 3 secondi, un primo... E l'antipasto. Un prodotto d'eccellenza del posto, Stocco e Stocco di Francesco D'Agostino, quindi è il top. Assolutamente, voi sapete come viene il prodotto, con l'acqua dello zomaro, insomma ci sono tutti gli ingredienti per la gente che si venga a divertire e assaggiare e fare i buon gustai veramente del pesce Stocco, che oltretutto fa bene a tutto. Ogni anno è una data storica questa, dove sicuramente ci saranno persone da tutta la Calabria, ma non solo, perché è un volano turistico che fa venire anche turisti da ogni parte del mondo, perché provare uno stock, un'eccellenza del posto a Cittanova non è da tutti. Ma non a caso voi leggete Festa Nazionale del Pesce Stocco, dello Stocco, come volete, nazionale, perché è cresciuto a livello veramente nazionale, perché abbiamo ospiti che vengono da regioni diverse in virtù proprio per questa pubblicità
come si può dire, che è stata trascinante anno per anno, anno in anno, un passaparola. E mai visto quella festa con il prodotto eccezionale, il merluzzo, perché poi in fin dei conti stiamo parlando di merluzzo, la gente viene con piacere e vi posso assicurare le telefonate che ricevo io in qualità di presidente da ogni parte d'Italia, che vengono a posto ogni anno, colgono l'occasione pure effettivamente, perché magari vengono dei parenti, e gente che so, dei milanesi, approfittano che hanno la famiglia e sono più avvantaggiati. Però noi abbiamo un pubblico nazionale variegato, un pubblico variegato. E poi ogni anno unite sia diciamo alle persone che vengono, la parte culinaria, con la tradizione. Non solo questo, noi ogni anno, questo non l'abbiamo citato per esempio, noi ogni anno facciamo 5 giorni di festa, che non si atterra solamente ed esclusivamente riversato sulla festa dello stocco. Noi abbiamo convegni, ieri sera abbiamo fatto per esempio una serata teatrale eccellentissima presso Villa Zito con degli artisti favolosi, e c'è stata poi una degustazione, persino i bignè di pesce stocco. Quindi poi convegni, guide e mostre, quindi non solo spettacolo, ma anche grande, tanta cultura. E in questa serata particolare uniamo la tradizione della città novese con i grandi big, quindi quest'anno c'è il gruppo The Colors, come abbiamo detto, amato sia dai giovani che dai meno giovani. Quest'anno è toccato i The Colors, ma voi, se facciamo una cronostoria, ricordiamo benissimo i grandi artisti che abbiamo avuto, come Tiziano Ferro, come Renzo Piero, Piero Pelù, abbiamo avuto la Tatangelo, abbiamo avuto Gigi D'Alessio, che ricordi i Pooh, insomma ricordiamo 19 anni, immaginiamo 19 anni per coprire tantissime serate, quanti artisti nazionali hanno varcato questo palcoscenico qui e il campo sportivo dove abbiamo fatto i concerti all'aperto. Viale Campanella, bene, invitiamo i nostri telespettatori, se ancora non hanno fatto in tempo, che possono... Camminatevi, venite, vi prego, venite e troverete veramente del terreno eccezionale per tutti i comfort, divertimento, buona cucina, ospitalità, venite. Bene, noi stiamo solo sentendo un profumino e ci troviamo proprio in compagnia del cuoco, il signor Domenico. Come è stata cucinata questi maccheroncini con lo stocco? Guardi, lo stocco sicuramente sarà, non l'ho fatto io il sugo, è una ricetta particolare che detiene uno della compagnia qua. Ogni anno fa questo sughetto con le ventrelle e io praticamente gli cucino la pasta col vecchio sistema, quello che si usava una volta, tradizionale, e pare che abbia avuto successo, perché è da 20 anni che la facciamo, 20 anni che la gente viene, è contenta di vederla cucinare così, e praticamente porta anche altra gente per gustarla. Ma il menù che cosa comprende? Andiamo a farci un po' una carrellata. Scusate l'intrusione, noi andiamo a vedere che cosa stanno cucinando per la festa nazionale. Stanno sporzionando il primo, che è condito con il sugo dei maccheroncini, condito con il sugo delle ventrelle. Poi continuiamo. Lo stocco alla mugnaia. Come sarebbe alla mugnaia? Alla mugnaia è semplicemente fatto con delle olive, cipolla. In bianco. In bianco. Allora continuiamo il nostro giro con lo stocco in rosso. Questo è stocco praticamente con le olive e il pomodoro. Una specie di ghiotta, diciamo, una ghiotta calabrese. Una ghiotta buonissima, perché si sente un profumo. Di solito è siciliana la ghiotta, ma noi, mi scusi, devo continuare, grazie. La città novese la facciamo, buon proseguimento. Continuiamo, scusate. Qui abbiamo un altro tipo di stocco. Questo è baccalà. Questo è il baccalà. Okay. Questo è baccalà. Sempre in bianco. Sempre in bianco con le olive. E qua abbiamo
le frittelline, che sono di un buono unico di Stocco. Peperoncino, prezzemolo, tutti i prodotti della nostra Calabria di Città Nova, tutti i prodotti. Uniti, ricordiamo, lo Stocco di Stocco e Stocco. Bene, il tutto correlato da vino o da quello che si gradisce, da pane, e possiamo dire buon appetito. Grazie, grazie. Buon appetito. Io vado a continuare, buon divertimento. La ringraziamo. Grazie. Beh, vedo che sono numerosi le persone che stanno aiutando, si danno tutti un grande affare per appiattare, per fare. Ogni anno ci si ripropone a questa festa, voi chi siete? Noi siamo un'associazione di volontariato, si chiama Omnia, siamo di San Ferdinando e per la prima volta abbiamo il piacere di partecipare a questa bellissima festa nazionale dello Stocco. Per voi è la prima volta? Sì, è la prima volta che facciamo. Come ci si sta trovando? Benissimo, è un'esperienza bellissima. Anche per chi ama lo Stocco abbiamo, in particolar modo. Sì, per chi ama lo Stocco. Noi abbiamo già organizzato per la prima volta la Sagra del Pesce a San Ferdinando e siamo stati invitati a venire a partecipare a questa sagra e stiamo imparando tanto. Buon lavoro! Grazie, grazie. Come potete notare, notevole l'affluenza di pubblico proveniente da ogni parte della Calabria e non solo, ma andiamo a sentirli mentre mangiano lo Stocco. Andiamo. Come mai siete qui a Città Nova? Avete sentito parlare o... Ogni anno. Da dove arrivate? Da Vibo. Vibo. Ogni anno, perché siete ogni volta provando lo Stocco, rimanete contenti? Sì. Grazie. Come mai qua avete sentito di questa festa nazionale dello Stocco? Per la sagra, cime figa, segue The Colors, quindi... Quindi prima un buon mangiare tradizionale. Certo. E poi si va ad allietare con un po' di musica. No, il concerto. Come lo gradisce lo Stocco? Tutti i modi, va bene. A casa glielo fa la moglie. Anche da noi ce l'abbiamo. Al mercato lo prende sempre, mia moglie, mia mamma. Come lo cucina, signore? È in tutti i modi, un po' come dice lui. Una ricetta. Fritto alla mugnaia stessa, con le olive, il sugo, insomma tutti. Quindi oggi le va bene perché non cucina e mangia. Perfetto, proprio, perfetto. Buon divertimento. Grazie, grazie. Come mai qua la festa nazionale dello Stocco? È un buon gustaio di Stocco? Abbiamo sentito che c'è la sagra, allora lo Stocco ci piace, siamo veramente affezionati, allora ci siamo piombati. Ma è la prima volta che siete qua presenti? Sì, sì, devo dire sì. Come le è sembrato come organizzazione? Tutto abbastanza? Pare che funziona tutto, è molto accogliente, sono molto contento, entusiasta per il momento. Quindi ci ritornerà l'anno prossimo? Certamente, sicuramente. Buon appetito. Grazie. Da dove arriva questa bellissima signora? Ma grazie. Da Roma arrivate e quindi come mai avete sentito di questa festa nazionale dello Stocco? Non la conoscevamo, cioè non siamo mai venuti ma la conoscevamo. Noi abbiamo casa qui a Tropea, poi lui è originario della Calabria. Da Città Nova. Allora, Città Nova. A via Milano. Quindi ogni anno quando può rientra? Sì, vengo qui, sì, sicuramente. A Città Nova una volta, minimo una volta l'anno c'è sto. E in concomitanza con la festa nazionale dello Stocco. Sì, grazie. Esatto, sì, grazie. Come lo cucina lo Stocco lei? No, io non lo cucino. Io devo dire la prima volta che lo mangio. I cugini che cucinano perché loro stanno tutti qui in campagna, nella zona del bosco. Però noi non è che lo cucino, cioè cuciniamo il baccalà ma non tanto lo Stocco. Però a me piace. Occasione per venire qua e mangiarla e degustare. No, cioè. Buon appetito. Grazie, grazie, grazie. Da dove arriva? Da Molocchio. Da Molocchio, ha saputo che c'era questa festa nazionale dello Stocco? L'ho sentita dire, sì. È il primo anno? No, era venuto tanti anni fa, però era venuto altre volte. Beh, ora facciamo una domanda. Come sta mangiando? Bene. Bene, bene. È di suo gradimento tutto? Sì, 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 sì. C'è stata qualche preferenza di piatto? Questo è crudo. Questo in bianco forse? Bianco, sì, questo è crudo, sì. Sì, sì. Bene, buon appetito. Sì. Grazie. Grazie. Scusate l'intrusione, perché noi amiamo intrufolarci, ma come sta mangiando? Molto bene. Molto bene. Lo consiglia ai nostri telespettatori di venire qua a mangiarsi lo Stocco? Certo lo consigliamo, è logico. Fatele venire, fatele provare e vedete cosa... Da dove arrivate voi? No, io sono qua, abito... Città Nova. Sì, Città Nova. Vabbè, è un'eccellenza vostra calabrese. Ah, ok. Quindi da Milano come quello Stocco viene cucinato allo stesso modo? Sì, sì. Scusate, passo da qua. No,
Intervista qualcun altro che sono timido. Allora dica solo, è stato tutto di suo gradimento? Sì, come ogni anno. Quindi da Milano ogni anno si ripresenta qua per mangiarsi lo stocco? Sì, vengo apposta per mangiare lo stocco. Va bene. Signore, invece lei è sempre di Milano? Da Cittanova. Di Cittanova, invece lei come lo cucina lo stocco? Signora? Più o meno uguale, però sì, questo è più buono. Dai. Però stavolta non si cucina, stavolta ci si siede e si mangia. Ogni tanto noi donne siamo servite e riverite, giusto? Vero, è giusto. Quindi ha avuto qualche preferenza di piatto? No, tutto è buono. E la signora? La signora cosa ha gradito? Tutto, sì, tutto buono. È una tradizione spettacolare questa. Sì, veniamo volentieri. Lei è del posto? Sì, sono pure di qua, sì. Bene, buona continuazione e buon appetito. Il Gustosofo oggi si trova a Gioia Tauro ed esattamente nei locali del Garden Bar. Al Garden Bar degustiamo gli ottimi e fragranti cornetti in tantissimi gusti. E poi le coppe gelato, le brioche, i coni e tanto altro ancora. Garden Bar lo trovi a Gioia Tauro in via Veneto 94. Garden Bar, il posto giusto dove vivere la notte e dove vivere la tua estate. Parola di Gustosofo Alberto Mazzapura. Ah, dimenticavo, seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook e scoprirete le nostre specialità. Pensiamo che certi sapori andrebbero portati ovunque manchino. La strategia del caseificio Il Granatore è rigorosa. Siamo degli artigiani, a noi non interessano i grandi numeri. Noi puntiamo alla ricerca del latte di bufala e al piacere della qualità. La nostra è una mozzarella per le famiglie. Caseificio Il Granatore. Sentirai che gusto! A Palmi, a 200 metri dallo svincolo dell'A3. Info e prenotazioni allo 0966 260 001. Centro estetico Luxury Nice Point RC. Pagina Facebook Luxury Point RC Fan o Andy Scordino. Numero di telefono 349 12 44 018. Ci trovi in via Gaeta numero 14 a Reggio Calabria. Centro estetico Luxury Niles Point RC. Vieni a trovarci in Iacurso, con le sue meravigliose vedute, le sue meravigliose frescure, il suo meraviglioso gelato, il regno del gelato, il famoso gelato di Iacurso. A Iacurso in via Nazionale, a Soverato in via Aldomoro 6. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, il regno del gelato, e su Instagram, il regno del gelato 1953. Stiamo assistendo a una foto ricordo. Da dove arrivate? Palermo. Da Palermo, bene, un'altra della nostra Sicilia, la nostra cugina di rimpettaia. Come si sta trovando qua a Cittanova a gustare questo pesce, questo stocco? Bene, ottimo, veramente buono. Ha avuto qualche preferenza di piatto? C'era quello con le olive che era veramente spettacolare. E poi anche le polpette. Ma ha sentito parlare di questa festa nazionale dello stocco? Come ci è arrivato qua? Ci sono arrivato perché c'è il nostro amico che del posto Cittanova. E quindi ha promosso l'evento. Abbiamo scoperto che esiste lo stocco. Quindi ogni anno ci ritornerete. Certamente. Buon appetito. Grazie. Da dove arrivate? Facciamo alla signora. Amato, di Torre Nova. Come mai qua avete sentito parlare di questa festa nazionale dello stocco? Sì. Qua vicino noi, 10 chilometri. Cosa, che piatto ha preferito? Tutto buono o qualche preferenza? No, tutto buono. La signora invece come lo cucina lo stocco? In tutti i modi, con le olive,
tutto crudo, in tutti i modi, fritto, in tutti i modi. Quindi dobbiamo dire che lo stocco fa bene e deve essere mangiato. Sì, fa bene e deve essere assolutamente sì. C'è quel ragazzo là con i capelli lunghi che deve parlare pure, quello là. Siete da tutta una comitiva, a quanto ho capito. Beh, facciamo una battuta anche a quello con i capelli lunghi. A quello con i capelli lunghi, vedo che ha molti capelli lunghi, li può scostare, se no non posso riprenderla. Una battuta scherzosa. Ha dato qualche preferenza o è tutto buono? No, tutto buono, sì. Anche lei arriva da Amato? No, Gioia Tauro. Ah, da Gioia Tauro. Sono un estraneo qua. Un estraneo, l'hanno messa... Amato e Taurianova, io da Gioia Tauro. Vabbè, l'importante è arrivarci comunque, da dove si proviene, l'importante è arrivarci per gustare lo stocco. Assolutamente sì. Ci ritornerà l'anno prossimo? Assolutamente sì. Buon appetito, grazie. Come abbiamo accennato, numeroso è la gente accorsa da ogni parte del mondo, infatti la signora arriva con la sua famigliola? Allora, noi siamo arrivati da Parigi, ma per 14 anni noi siamo state, io e mio figlio siamo stati qua, ci siamo spostati a Parigi, però sempre che torniamo qua a Cittanova. Per mangiare e degustare lo stocco alla festa nazionale? Anche e soprattutto abbiamo beccato giusto la giornata, perché l'anno scorso non siamo riusciti. Ero troppo gelosa che non posso stare qua. Ma lei lo sa cucinare lo stocco? Sì, essendo 14 anni qua, perché sono rumena, sono arrivata in Italia e poi ci siamo spostati, però sempre ci ritorniamo qua. E lo stocco sì, lo sappiamo, ma non tanto bene come stasera, infatti siamo arrivati. Stasera è il top, giusto? Per noi sì, e poi soprattutto pure mio marito. Come lo cucina lo stocco? Bene. Io non so che non posso far bene scritto italiano. Non so parlare bene italiano, però lo capisce. Però lo stocco soprattutto è proprio una cosa dalla zona, che è qua. Se tu lo porti fuori non è che la gente la conosce tanto, quindi si sta sperdendo andando verso sopra, perché se nomini Cittanova, che è proprio Calabria, Cittanova di lo stocco, ma che cos'è lo stocco? Quindi allora, vi invitiamo a venire a Cittanova. E infatti venite a Cittanova a vedere proprio... E a mangiarlo soprattutto. A mangiarlo, sì, soprattutto questo. Bene, buona continuazione. Grazie, arrivederci. Bene, vediamo un altro signore che invece è in attesa che le venga portato il vassoio per gustare questa specialità. Aspettando, sì. In questo momento mi posso approfittare di dire due parole per Francesco D'Agostino? Sì, io... Prego! Ok, un augurio per Francesco D'Agostino, una persona per noi speciale e per questo paese è brillante, è sempre per tutti sociale e per noi tutti di Cittanova, per noi è sempre un brillantino. Un augurio grande a Francesco D'Agostino, ciao! Bene, ha fatto anche riga, ma ricordiamo che Francesco è... Ne ho 200 a memoria. Immagino, quindi ricordiamo che Francesco D'Agostino è l'imprenditore di Stock e Stock, un'eccellenza del posto, un'eccellenza calabrese, per chi? Per i nostri telespettatori. Esatto, sempre, ce ne vorrebbero a Cittanova, ne abbiamo, per sfortuna abbiamo solo uno, perché tutti gli altri sono di 31. Buon appetito, grazie. Un augurio grande, grazie. Beh, signor D'Agostino, ogni anno un notevole successo, numerosa l'affluenza proveniente da ogni parte della Calabria e non solo. Beh, parliamo con l'imprenditore Francesco D'Agostino, leader eccellenza calabrese di Stock e Stocco. Ogni anno grande successo. Sembra di sì, anche quest'anno c'è moltissima gente, io credo che stanno credendo il prodotto, mi sembra che nei tavoli credo che non sono stia rimanendo voti. Nulla. Non rimane nulla, quindi vuol dire che anche quest'anno abbiamo fatto un bellissimo lavoro. Beh, siamo giunti già ormai alla 19ª edizione e tante tra le persone intervistate dicono che si sono trovati bene, hanno mangiato bene di anni e anni e sono ritornati. Eh sì, è ormai una tradizione, io ho visto gente che dalla prima festa, adesso la 19ª festa nazionale dello stocco, sono qui, che sono ormai i nostri clienti. E che poi ogni anno lei, eccellenza del posto, eccellenza calabrese, sposa sempre queste iniziative, quindi in simbiosi con l'associazione turistica Proloco di Cittanova, nella qualità del presidente Pino Giantile. Sì, io sponsorizzo la manifestazione, il prodotto è mio, dell'azienda Stock e Stocco, è un binomio non vincente, perché dire vincente forse è troppo, però è un bel binomio che abbiamo fatto insieme all'associazione turistica Proloco. Io vedo qua c'è centinaia di persone, migliaia di persone stasera e credo che
organizzare una sagra dello stocco in questa maniera è molto difficile, però noi di anno in anno ci stiamo migliorando e speriamo che l'anno prossimo, alla 20ª edizione, saremo ancora più in gamba. Ma tanti sono i sacrifici, però tante sono poi le soddisfazioni. Oltretutto, dopo aver degustato dell'ottimo stocco che invitiamo i nostri telespettatori a mangiare perché fa bene, vogliamo anche ricordare come viene trattato il suo stocco. No, il mio stocco, io innanzitutto è un'azienda che è nata oltre 20 anni fa, io non ho forse il merito, ma anche con un motivo d'orgoglio posso dire che io ho rilanciato la direzione dello stocco, questo mi viene riconosciuto dalla madre norvegese, diciamo, dove nasce questo prodotto, e quindi ne sono orgoglioso. Ho rilanciato questo prodotto, come infatti ormai è rientrato di prepotenza nella tradizione culinaria calabrese e non solo, quindi ne vado orgoglioso. Poi il mio prodotto lo conoscono tutti, credo che ormai ha varcato i confini anche nazionali e non a caso, ecco. Bene, bene. E dopo che degustano lo stocco, cioè anche verranno allietati dalla musica di un grosso gruppo, i The Colors, che ogni anno ci sono diversi big che invitate. Sì, guarda, noi stiamo alternando un anno dei big per i ragazzi e un anno per i più adulti. Quindi abbiamo deciso in questo modo, però l'anno prossimo, alla 20ª edizione, credo che faremo 20 serate, non tutte musicali, però ci saranno 20 eventi di grande importanza. Faremo diventare Cittanova capitale non solo nazionale dello stocco, ma capitale mondiale dello stocco. Bene, bene. Comunque dobbiamo dire che i The Colors non piacciono solo ai giovani, anche ai meno giovani, tra le nostre interviste. Guarda, io non lo so, non sono per i miei gusti, onestamente, anche se li ho scelti insieme al presidente della Prologo, però io amo la musica, diciamo, degli anni 60, 70, 80. Hanno detto che dopo che canteranno vogliono gustare il vostro stocco. Sì, me l'ha detto la gente, che dopo il concerto di lasciare un po' di stocco per loro, perché sono curiosi per vedere questo prodotto, perché non lo conoscevano. Eh sì, perché dalle interviste che abbiamo fatto hanno detto che il nonno di questo ragazzo, di Antonio Stasch, dice: viene o stocco, perché è un gruppo napoletano, e dice: o stocco, viene che c'è lo stocco. Quindi già dice: lo avevo assaggiato, però qua dice che Cittanova è la capitale dello stocco, dice: lo devo provare. Eh sì, speriamo che sia gradito. Bene, grazie. Grazie a voi. Da dove arrivate? Cittanova. Da Cittanova, quindi è venuto qua a gustarsi lo stocco. Esatto. Come a qualche piatto a gustare? Tutto buono, tutto buonissimo, lo mangiavamo crudo quando eravamo bambini. Quindi un cittanovese che si è seduto per gustare lo stocco qua. Esatto. Alla festa nazionale dello stocco. Lo consigliamo ai nostri telespettatori? Sicuramente sì. Vedo anche dei giovani che si stanno appena sedendo per gustare lo stocco. Da dove arrivate? Gioia Tauro. Come mai? Avete sentito parlare della festa nazionale dello stocco? Non è la prima volta che veniamo qui. Abbiamo già mangiato parecchie volte, ci piace e ci torniamo spesso. Quindi ci siete ritornati. Esatto, esatto, esatto. Fa bene mangiare lo stocco? Sì, sì. Noi che siamo al nord, purtroppo per lavoro, torniamo qui. Dove lavorate? Alessandria. Quindi veniamo qui a mangiare cose buone. Quindi sono coincise le ferie? Esatto. Con la festa nazionale dello stocco. Esatto, quindi ne approfittiamo tutte le volte che veniamo giù. Un altro anno ci rivedremo. Sicuramente, sicuramente. Glielo cucina la sua gentile consorte lo stocco? Io non sono brava in cucina, ma in compenso mio cugino lo vende, quindi in famiglia è molto usato. Va bene, stavolta una si siede e mangia, ogni tanto le donne è permesso. Esatto, esatto, ogni tanto almeno quello, sì. Bene, buon appetito. Grazie mille. Signor D'Agostino, quanto stocco è stato adoperato per questa sagra? Dai 30 ai 40 quintali di stocco quest'anno. Fatti in tutti i modi, come abbiamo visto? No, in 4 gusti, un primo e 3 secondi. Bene, credo bene. Che l'hanno gradito gli ospiti, diciamo. Lo stanno gradendo. Ecco. Io vedo nei tavoli, quindi l'inizio è positivo. Sono anche i ragazzi, anche i giovani, e quindi siamo contentissimi di questo. Con noi Francesco Cosentino, sindaco di Cittanova. Beh, ogni anno grande successo, ormai siamo giunti alla 19ª edizione della festa nazionale dello stocco e Cittanova è la capitale dello stocco. Per me è la 6ª consecutiva da sindaco ed è un grande onore da questo punto di vista. 19 anni non li dimostra, un'organizzazione perfetta, permettetemi di ringraziare
ma non è una plagieria, lo faccio ogni anno, il lavoro fatto intanto dagli organizzatori, l'associazione, la Proloco, la ditta Stocco e Stocco, e tutti i volontari, tutti coloro i quali ci lavorano, le forze dell'ordine, il comando di polizia municipale, tutti gli operai del comune, tutti coloro i quali lavorano per la perfetta riuscita di un evento che ormai è un punto di riferimento. È un evento storico, dobbiamo dire. 19 anni, ripeto, non sono pochi, non li dimostra l'evento, però io mi auguro che per il 20° anno ci sia qualcosa di straordinario. Festa grande. Perché 20 anni sono poi, 20 anni ed è una cosa importante. Beh, notevole l'affluenza di pubblico proveniente non solo da ogni parte della Calabria, ma stiamo notando anche da ogni parte del mondo tra le nostre interviste. La bellezza di questo evento è che non ha confini, diciamo, non è caratterizzato da o etichettato solo per un posto. Qua vengono persone da tutta Italia e anche persone che vengono dall'estero, che di passaggio in Italia. Oggi attraverso i social network si è anche in grado di pubblicizzare bene questo tipo di eventi, e questo è un evento straordinario che identifica una comunità attraverso un prodotto tipico, ma attraverso anche altre caratteristiche, quello di una comunità civile che in un mondo in cui prevale spesso oggi in questo momento la credine e l'odio, invece la gentilezza deve essere l'aspetto particolare di questa comunità. Beh, che ben vengano queste iniziative, oltretutto sono anche motivo di volano di turismo. Certamente ce n'è bisogno, noi viviamo di un particolare tipo di turismo, non siamo la comunità che vive di turismo di massa, vive di turismo di ritorno, vive del turismo scolastico, di quello ecclesiastico, per tutta una serie di del patrimonio, diciamo, culturale e storico che ha questo paese, anche per quella che è la sua diciamo, particolare predisposizione, puntare sugli aspetti culturali, puntare sulla cultura come elemento di crescita. Sono tutta una serie di elementi che poi, grazie anche al vostro lavoro, lavoro positivo, ci consentite di portare avanti un'immagine estremamente positiva di questa comunità. Ha avuto già modo di assaggiare lo Stocco? Guardi, non ce n'è bisogno, perché so che è un prodotto che è straordinario, quindi io di solito questa sera non sto più, diciamo, a dare una mano d'aiuto per quello che serve. Non ho avuto modo, ma non ho dubbi che le pietanze che ogni anno riescono a riproporre sono qualcosa di straordinario, fatti con cura e col rispetto massimo di tutte le regole igienico-sanitarie, che è una cosa importante. E invitiamo i nostri telespettatori a mangiare lo Stocco, perché lo Stocco fa bene, poi lo Stocco di Stocco e Stocco. Assolutamente sì, perché è un prodotto che è tipico di questa comunità, cucinato bene, con grandi proprietà organolettiche, le chiedo scusami, ogni tanto mi si inciampa la lingua. Tranquillo. Che però servono naturalmente alla salute, al proprio benessere quotidiano, quindi mangiare Stocco e Fisso fa bene, quindi lo consigliamo. Da bene, buon proseguimento. Grazie, molto gentile, grazie, buonasera a tutti. Con noi alla 19ª festa nazionale dello Stocco anche l'avvocato Galletta, che poi tra l'altro dal 1 settembre sarà dirigente dell'Istituto Piria di Reggio Calabria, Piria da Empoli Ferraris di Reggio Calabria. Buonasera. Beh, buonasera, anche lei qui è venuta a degustare lo Stocco. Sì, indubbiamente questa rappresenta una delle tappe fondamentali sia per noi, diciamo, reggini, che anche per coloro che vengono qui in vacanza. Io questa sera sono con altri amici e abbiamo deciso di degustare la bontà di queste pietanze, anche perché ci troviamo coinvolti in prima persona in quanto siamo sponsor. Rattinà e Forti è l'azienda che sponsorizza anche la serata, diciamo, che stiamo vivendo. Per cui bell'ambiente, bella gente, il clima sicuramente favorevole, tutto positivo. Adesso aspettiamo di degustare le pietanze, ma conosciamo dagli anni precedenti che saranno sicuramente eccezionali. Quindi ogni anno è presente? Presenti come sponsor sicuramente, come presenza mia fisica non sempre, perché diciamo a volte si è magari in giro, è periodo cruciale centrale dell'estate, per cui non sempre, però le volte in cui ci siamo stati sempre veramente bene. È un crescendo, speriamo che questa sera sia un ulteriore passo in più rispetto alle pregresse esperienze. Bene, peccato che comunque ancora la scuola debba iniziare, perché se no anche dal
dal punto di vista scolaresco far conoscere la tradizione, la cultura, perché ormai è una cultura dello stocco, specie qua nella capitale che è Cittanova. Si... Guardi, lei in questo senso sfonda una porta aperta, perché ecco, personalmente ma anche con l'attività professionale sono sempre favorevole affinché i ragazzi possano conoscere le loro radici, possano scoprire, diciamo, sia il passato per poter vivere bene il presente e per proiettarsi anche al futuro. Quindi in questo senso ben venga un eventuale anche gemellaggio che possa far scoprire ai ragazzi di Reggio la cultura dello stocco e quindi tutto quello che è il processo poi successivo della lavorazione fino poi alla degustazione finale. Bene, noi le auguriamo un buon lavoro, perché la mole non è poca, è abbastanza pesante. Sicuramente, grazie, altrettanto a lei buon lavoro, buona serata, ciao. CB, il tuo centro degli acquisti. Vuoi la qualità? Vuoi il prezzo? Vuoi l'assortimento? Vieni da noi. Il grande negozio di Reggio Calabria ai prezzi più bassi della città. Iniziano i super saldi. Sconti dal 30 al 70%. Super saldi su calzature, abbigliamento e casalinghi. C&V si trova a Catona in via Tratti 5. C&V, vivi l'estate con noi! APGA, Associazione Pasticceri Gelatai Artigiani, un marchio leader in Calabria che garantisce la qualità dei prodotti artigianali di pasticceria e gelateria. Il marchio APGA lo trovi presso i migliori associati, garanzia di un prodotto e di alta qualità. APGA, guarda la nostra pagina Facebook, il nostro sito. APGA, garanzia di un marchio di alta qualità. APGA, viaggia con noi con la Graziano Tomarchio Production per il tour 2019 di Piaceri e Sapori. Creative Look Parrucchieri di Rosalba, via Paolo Pellicano numero 26 a Reggio Calabria. National Educator Paul Mitchell. Professionalità ed esperienze internazionali fanno di Creative Look Parrucchieri una realtà unica a Reggio Calabria. Per distinguerti e non confonderti, scegli Creative Look Parrucchieri. Bene, ho visto che il piatto, il vassoio è pulito, com'è andata? È abbastanza bene, tutto saporito, tutto buono, e perché non può mancare, perché qui a Cittanova lo stocco è il numero uno. Lei da dove arriva? Io? No, io sono proprio paesano qui da vicino, da Cittanova, sì. Beh, è venuto però a gustarsi lo stocco qua alla festa nazionale dello stocco. Sì, sono venuto perché so che lo fanno abbastanza buono, molto buono, e oltretutto è... Ormai è un evento storico. Sì, per noi è una tradizione che speriamo che vada avanti per i nostri nipotini, perché ho dei nipotini piccoli, speriamo che vada avanti anche per loro, che non smetta mai, perché è una bella serata, una bella trovarsi in compagnia, stare insieme, è una bella cosa. Vedo la signora, l'ha gradito lo stocco di Stocco e Stocco?
Tantissimo, buonissimo, poi mi piace questo ambiente, io torno qui a abitare qui tra un annetto. Ma lei non è di qua? Di Como. E dopo diciamo 50 anni ritorno al mio paese. Ma a Como si consuma o non lo conoscono neanche? Diciamo che c'è, però non buono così. Lo danno confezionato, diciamo con il... No, no, assolutamente no, non è buono così. Così qui è il top. Diciamo che per gustare il top, l'eccellenza dello stocco, bisogna venire a Cittanova allo stocco e gustare stocco e stocco. Anche mia nipotina, che lei è una bambina, diciamo lo stocco non è che molto gradito. Hai mangiato lo stocco? Sì, l'ho mangiato. Ti è piaciuto? Sì. Tantissimo. Vedi che fa tanto bene lo stocco. Vedi, sì. Infatti si vede che fa bene. Bene, buona continuazione. Grazie, grazie, grazie mille. È con noi il capotavola di questa bellissima tavolata lunga che poi è organizzata da lei. 35 persone. Li ha portati tutti lei? Tutti io, parenti, amici. Ma da dove arrivate voi? Da Cittanova. Voi da Cittanova. E chi ha portato con sé? Che vedo che hanno ripulito tutto. Io ho fatto anche il salame che faccio a casa. E facciamo un antipasto di salame. Quindi l'antipasto di sua proprietà. Sì, e dopo lo stocco. Mentre lo stocco è meraviglioso. Com'era lo stocco? È meraviglioso. Non solo lo stocco, anzi pure Ciccio D'Agostino, che è una meraviglia. Eccellenza calabrese. Per il bene di Cittanova ha fatto, guarda che bellezza. L'altro non fanno nessuno niente, hai capito? L'altro non fanno nessuno, io sono Pepe. Mi porto i peperoncini perché mi chiamo Pepe. Ma il peperoncino è anche tipico della zona, quindi che ben venga anche D'Agostino, il peperoncino. D'Agostino, dico due o tre cose: la squadra che giocavamo col Palermo, che abbiamo giocato col Bari l'anno scorso, e il paese l'ha portato, che porta cantante e cose, è meraviglioso. È sempre presente, sposa le iniziative del paese. Guardi la luce che ha portato a Taurianova, Cittanova, insomma è una meraviglia. Chi non vota Ciccio D'Agostino non vale niente, questo lo dico ad alta voce. Beh, buono anche il suo stocco, stocco e stocco, cucinati in tutte le mani. Lo stocco è meraviglioso. E lui, e anche lo stocco è meraviglioso, e anche lei è una bella donna. Grazie. Ascolti, ha gradito qualche piatto in particolare oppure tutto buono? Però mi diceva a telecamere spente che ci sono anche persone che vengono proprio da fuori. Sì, ma... dall'America, chi sono dall'America? Quello americano. Andiamo a fare una battuta con l'americano. Quello è mio fratello, c'ha i soldi quello. La moglie è avvocatessa. Ah vabbè, andiamo a intervistarli. Seguimi Antonio, seguimi in questa bella tavolata, andiamo a conoscere l'americano. Grazie, piacere mio. Bene, com'era lo stocco? Guardiamo le nostre telecamere. Era molto buono, abbastanza buono. Very good. Everything very good. Da dove arrivate? Where are you from? New York. Da New York. New York. Con la sua signora, la moglie? No, questa è la mia. La moglie, bene. Allora, dopo la intervistiamo, la lasciamo finire. Sì. La lasciamo finire. Sì. Che cosa ha gradito di più dello stocco? Ma dica che viene solo a Cittanova a gustare lo stocco. Che in America niente. No, non c'è. Però siccome ci abbiamo prima... mangiato il salame come antipasto e ora ci mangiamo un pochino di questo, ma è delizioso, tutto buono. Very very good. Next year we're gonna come back again. Prossimo anno. This place right here, that's my brother. Thank you very much for thank you. La signora, do you speak Italian? Sì. Com'era lo stocco? Buonissimo. Lo cucinate voi in America? No, non lo troviamo là, no. No, non c'è? Non c'è, no. Gli americani devono venire qua a mangiare lo stocco. La Cittanova a mangiare lo stocco, che è buonissimo. Come si chiama? Cristina. Cristina, ma lei da dove è originaria? Dell'Ecuador. Lo sai che bella, bella. Veramente equatoriana. Bene, bene. Quindi qua a Cittanova gustare lo stocco. Eh sì, tutti devono venire a Cittanova a mangiare lo stocco. Buonissimo. Buonissimo. Bene, buona continuazione e tanti saluti a questa bella tavolata. Vogliamo fare un applauso? Grazie.
Bene, qua abbiamo il figlio del signor Pepe, di quello che ha organizzato tutta questa bella tavolata, ma almeno ha mangiato lei? Abbiamo mangiato benissimo, e infatti faccio un appello a tutti quelli che vogliono venire qua a Cittanova, perché ormai si sa, da tanti anni veniamo sempre e si mangia benissimo. Dobbiamo dire che Cittanova è la città capitale dello Stocco. Anzi, se non voglio venire qua lo possono comprare, perché veramente ottima qualità, e lo sanno tutti che è l'acqua di Cittanova che fa lo Stocco che sia così buono, insomma. E, insomma, facciamo un appello che vengano tutti a Cittanova, va bene? O a mangiare lo Stocco di Stocco e Stocco. Anche nei ristoranti che ci sono qua a Cittanova, che fanno uno Stocco meraviglioso. Insomma, lo fanno in tante maniere, non è semplice Stocco come si faceva una volta. Una volta si faceva solo crudo così, adesso lo fanno in diverse ma lei maniere. Ha gradito qualche piatto in particolare o è piaciuto tutto? Guarda, io ho un mio cognato che è cuoco, perciò lo mangiamo spesso e ce lo fa in diverse maniere. Comunque questo che hanno fatto questa sera è ottimissimo, veramente buono, di ottima qualità, fatto con cura, veramente. Quindi venite a Cittanova, venite per provare lo Stocco, specialmente alla festa nazionale, dello Stocco di Cittanova, va bene? Vedo che non c'è più neanche il vassoio, avete finito tutto? È stato tutto, abbiamo tutto mangiato. È stato di suo gradimento? Buonissimo, sì. Ha preferito qualche pietanza in particolare, come è fatto lo Stocco? Era buono tutto, però quello fatto, secondo me, quello che era fatto in bianco era buonissimo. Alla Mugnaia, dico. Alla Mugnaia, sì, precisamente. Da dove arrivate voi? Da Terranova Sappomenulio. Bene, ma avete fatto fila? Sì, abbiamo fatto una mezz'oretta di fila. Però ne è valsa la pena. Sì, è stata la prima volta, eravamo curiosi e è stato gradito, veramente. Ci ritornerete? Sicuramente. Grazie, ma vedo che c'è accanto un'altra coppia, da dove arrivate? Noi siamo da Pizzo, io da Vibolei. Siamo venuti anche noi quest'anno per la prima volta, siamo rimasti entusiasti. Com'era lo Stocco? Buonissimo, complimenti. Avete sentito parlare di questa festa? Assolutamente, insieme alla Sagra dell'Anduja. La Sagra dello Stocco qua a Cittanova sono le sagre della Calabria. I miei complimenti. Quindi ci ritornerà? Assolutamente. All'anno prossimo. Grazie, sì, sicuramente. La lasciamo finire, ma io non lo so. Ho un sesto senso, ho detto io, come stava gustando lo Stocco non deve essere di qua. E venite da dove? Da Stoccarda. Ma avete sentito parlare di questa festa nazionale? Chi gliel'ha detto? Come ci è arrivato? C'è un vicino, un amico qua in Calabria, e mi ha detto che stasera c'è Stocco. Allora sono venuto da Stoccarda apposta a mangiare Stocco qua. Guardate, da Stoccarda è venuto a mangiare lo Stocco. Com'era lo Stocco? Buonissimo. E verrò il prossimo anno di nuovo. Quindi il prossimo anno di nuovo da Stoccarda per lo Stocco? A questo posto. Beh, spero che glielo rilasciano, altrimenti comunque l'importante è venire a Cittanova a gustare lo Stocco e Stocco di Francesco D'Agostino, perché è veramente un prodotto di alta qualità. Veramente buonissimo. Voi in Germania lo mangiate? Poco e niente, non si trova. No. Quindi lo dovremmo portare anche in Germania. Come? A Stoccarda. Buon appetito, buona continuazione. Grazie mille. Grazie. Quanti piatti avete preparato? Quanti piatti? Sicuramente, anche di più. Anche di più, qualcosa di più. 2002, queste qua sono... Altri 2005 abbiamo fatto. Di qua, altri 2005. Ah, poi altri 2005, di più, sì. Di qua almeno 2005. Sì, tutto. Sta procedendo alla grande, sacrifici ma tanti risultati. Più anni passano e più vedo gente e più sta festa si ingrandisce ed è bello per il paese, per la gente e per tutti. E per gli operai qua che da stamattina che lavoriamo. Credo che ci sono tanti volontari. Sì, tutti volontari qua siamo. Gli diamo una mano perché se lo merita. Ce ne fossero come il signor D'Agostino, non perché lo dico perché è di Cittanova, ma se ce ne fossero altri come lui, ci sarebbe tanto tanto di più nel paese. Un paese migliore, molto migliore di come è adesso. Grazie, buon lavoro. Anche a lei, una buona serata, ciao a tutti. Beh, vedo un'altra bella tavolata che ha finito tutto. Andiamo a sentire come hanno mangiato. Numero 1 Calabria fantastica, numero 2 Stocco buonissimo, numero 3 gente bellissima. Da dove arrivate? Vedo che non siete del... Andiamo da Lodi. E come avete sentito della festa nazionale dello Stocco? Perché abbiamo degli infiltrati qua. Del posto sono gli infiltrati. Maropati.
Beh, è la prima volta che siete qua presenti? È la prima volta che siamo qua presenti, sì. Ci ritornerete l'anno prossimo? Torneremo sicuramente. Ma lo stocco lo mangiate a Lodi? Lo stocco non sanno neanche cos'è, ma io non sono di Lodi perché sono venuto giù con la piena, col fiume, sono di Melzo, vicino Dopolo, alta montagna io. Quindi è dovuto venire a Cittanova a provare lo stocco? Esattamente, esattamente, buonissimo, sì sì. Quindi invitiamo i nostri telespettatori a venire alla festa nazionale? Sicuramente, venite perché è buonissimo. Lei da dove arriva? Da Lodi. Beh, com'era lo stocco? Ottimo. Ci ritornerà l'anno prossimo? Sicuramente. Gradito qualche pietanza particolare o è piaciuto tutto? Tutto, abbiamo mangiato tutto. Qua il vassoio è vuoto. Non è rimasto niente. No. Quindi i vassoi parlano. Bene. Grazie. Grazie. Prego. A voi. Bene, vedo che ha appena finito di degustare lo stocco. Com'era? Esatto, ottimo, come sempre. Sono... Vedo dall'accento che non è del posto. Non sono del posto, sono diciamo un... cittadino onorario di Cittanova, mi sono autoproclamato tale dal momento che ho mia moglie che è di Cittanova, ha origine cittanovese, ha sangue 100% cittanovese. Poi c'è stata una unione tra Cittanova e Bari lo scorso gennaio in occasione dell'incontro cittanovese Bari, dove il mio popolo è stato trattato con i guanti bianchi da cittanovesi. Quindi di conseguenza non posso che essere ancora più legato a Cittanova, alle sue tradizioni e a Stocco e Stocco, che ricordiamo il prossimo anno compirà 20 anni dalla sua fondazione. Che connubio che ne è uscito fuori! È un connubio, assolutamente, un connubio perfetto. Un connubio amoroso. Amoroso in tutti i sensi, che ha fatto sì che mi innamorassi di questa realtà e ripeto, ribadisco, delle sue tradizioni. Ripeto, Cittanova, 401 anni dalla sua fondazione, Stocco e Stocco, 19 anni, il prossimo anno, grande festa con 20 serate e 20 cantanti, così come ha annunciato l'altra sera il presidente D'Agostino. Perché mangiare lo stocco? Lo stocco è mangiare lo stocco perché è un prodotto che, anche se non ha origini nel territorio calabrese, viene lavorato in modo tale e con un'acqua particolare che lo rende unico. Ecco, e oltretutto è ricco di proprietà. Ricco di omega 3 come tutti i pesci, ricco di fosforo, quindi è una peculiarità, definiamola così, del territorio cittanovese. Quindi invitiamo i nostri telespettatori a consumare lo stocco di Stocco e Stocco. Lo stocco che ricordiamo, sembra come se fosse stato ingaggiato per una pubblicità, ma non è così, sto dicendo tutto in modo spontaneo. Stocco e Stocco, ordina, tutte le persone possono ordinare dall'Italia, dall'Europa, da Stocco e Stocco, e Stocco e Stocco ve le porta a casa. Ecco. Bene, siamo in compagnia dell'avvocato Giovanni Marafioti, anche lui intervenuto qui alla 19ª festa nazionale dello Stocco. Beh, com'è andata? Anche quest'anno prendo atto che sia andato molto bene. In realtà vedo un grande afflusso di partecipazione, tanta gente, e come al solito evidentemente l'imprenditore Francesco D'Agostino è riuscito a catalizzare attorno a sé, attorno a questo stocco, a questo cibo che una volta era il cibo dei poveri, una massa di persone piuttosto numerosa che ogni anno accorrono qui per ascoltare musica, per gustare prelibatezze e per incontrare anche belle persone, insomma. Ecco. Bene, beh, non sanno alcuni quante proprietà possa avere mangiando lo stocco. Io non ho grandi conoscenze sul punto, però mi si dice che le proprietà organolettiche di questo alimento vadano in molte direzioni, sia con riferimento all'apporto vitaminico, ma soprattutto anche con riferimento a calorie, diciamo, pulite, quelle che non ingrassano, che danno tante energie ma non ci fanno accumulare il volume attorno. Fanno bene anche alle diete, fa bene anche alle diete. Assolutamente sì, assolutamente sì. Invitiamo i nostri telespettatori a mangiare lo stocco, ma lo stocco di Cittanova, di Stocco e Stocco, di Francesco D'Agostino. Assolutamente sì, ma soprattutto li invitiamo a venire a Cittanova e soprattutto nella piana a godere delle belle cose che la piana può offrire. Oltre allo stocco può offrire i vini, può offrire l'uva, può offrire molte cose ancora. Tutti i prodotti del posto. Assolutamente sì. Grazie. Grazie a voi, grazie, grazie.
Beh, amici telespettatori, siamo giunti a fine puntata. Abbiamo intervistato qui presenti alla 19ª Festa Nazionale dello Stocco, organizzata dalla Proloca, presieduta dal presidente Pino Gentile, insieme allo sponsor ufficiale, lo storico Stocco e Stocco di Francesco D'Agostino. A me non rimane altro che darvi l'appuntamento all'anno prossimo con la 20ª edizione della Festa Nazionale dello Stocco e augurarvi una buona notte. Wait.